Amici di MS Channel, amici di MS Sport, eh, amici di FL Sport, amici social, ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life, l'ultima prima della pausa estiva e abbiamo deciso di dedicarla, abbiamo deciso di invitare e lo ringraziamo per essere qui con noi, direttamente da Miami, Matteo Papa, The Cyborg. Ciao Matteo. Ciao Vale, grazie per avermi invitato. Allora, questo è un invito che io già ti avevo fatto diverso tempo fa. Eh, non ci sono stati i tempi, non ci sono stati i modi, diciamo, tu eri molto impegnato eh, anche per una, un nuovo contratto che hai firmato con la Mayweather Promotion, e, e quindi, insomma, erano momenti, eh, momenti. delicati per la tua carriera e hai deciso. Eh, di posticipare questa intervista ora finalmente possiamo parlare di Matteo Papa possiamo parlare di quello che hai fatto sia nel pugilato direttantissimo che nel passaggio ai pro quelle che sono state le tue origini con la Panthers Lauri e soprattutto una, uno sguardo al futuro eh, che eh, sicuramente sarà ricco di soddisfazioni Sì esatto adesso ho firmato con la Mawether Promotion e siamo in attesa appunto di fare i debutti, il debutto per la Mawether Promotion e, e non vedo l'ora che sia il prima possibile, insomma. La mia carriera ha iniziato con il Panthers Lauri a Varese e infatti saluto Augusto se, mi, se vedrà questa intervista e diciamo che salutiamo Augusto, salutiamo Beppe, salutiamo Tony e salutiamo tutti i ragazzi della Panthers Lauri, una delle scuole di pugilato più gloriose del pugilato italiano. Ecco, questo ci tengo a dirlo. Vero, bellissimo. tu beh, esatto, poi conosci la famiglia Lauri e, e per me è stato è un onore avermi allenato e aver... Iniziato la mia carriera dilettantistica con, eh, con il Panthers Lauri. Allora, Matteo, però un, diciamo, un dilettantismo che ti, ti stava stretto anche da un punto di vista proprio del tuo stile di pugilato? Beh, è chiaro. Ho iniziato che ero veramente un ragazzino, quindi adesso eh, sono totalmente un altro tipo di, 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 di fighter, però esatto, io come. Mi ricordo quando avevo iniziato e ho fatto quasi tutta la mia carriera con uno stile un po' da picchiatore, quindi diciamo che non era proprio il mio, lo stile più propenso per il dilettantismo. Anche se eh, io sempre da quando avevo iniziato avevo la mente eh, eh, posta per il professionismo. Quindi... Anche perché. Eh, con il pugilato, ecco con il regolamento delle macchinette, delle famose macchinette eh, era più tra virgolette portato colui che magari eh, dava un numero maggiore di colpi di combinazione piuttosto che un pugile impostato sulla potenza e quindi su, su una serie diciamo di 3-4 colpi eh, messi con, con diciamo eh, con, con Esatto, messi insomma con, con più potenza e con, e con maggiore incisività. Esatto, ecco. Sì, non ho mai avuto appunto uno stile da dilettante, ma ero sempre, sono sempre stato impostato più eh, su uno scontro fisico, più sulla potenza che sulla, sul numero dei colpi. Esatto. Allora, il passaggio al professionismo, l'esordio da professionista in Italia. Poi Cosa è successo? No, io l'esordio non l'ho fatto in Italia. Dovevo combattere dovevo fare il mio debutto nel 2015 in Italia poi per, un, per dei, dei fattori per delle, per delle cose non burocratiche, eccetera, non, non è più avvenuto, e quindi ho fatto il mio debutto professionistico eh, a Santo Domingo nel 2017. Quindi tutta la tua carriera pro al momento hai sette incontri vinti, cinque dei quali per KO, e tutta, tutta la tua carriera si è svolta all'estero. Quindi tra esatto. la Repubblica Dominicana, quindi Santo Domingo, Colombia, eh, credo anche in Colombia. Colombia hai combattuto Colombia e, Stati Uniti e, e Miami, l'ultimo match esatto. negli Stati Uniti. Le principali differenze tra il pugilato italiano e il pugilato internazionale, in questo caso ti chiedo eh, quello americano, visto che comunque ormai sei a distanza a Miami, ma sei stato anche nel training camp, eh, nella, nella, diciamo nella palestra di weather a Las Vegas, New York, quindi comunque hai un'esperienza... Su, su bassa scala nel, del Pugilato soprattutto negli States Sì, diciamo che io ormai vivo negli States già da diversi anni ho vissuto anche un anno a New York quindi diciamo che conosco bene diverse palestre americane e la differenza che, che, che trovo rispetto all'Italia è proprio una, una questione a livello di, di gestione, di, di, di business che c'è dietro al Pugilato fa un vero e proprio eh, un proprio lavoro e eh, il pugilato qua funziona insomma quindi eh, è un grande business c'è dietro al pugilato americano insomma questa è la più grande differenza che, che uno può riscontrare poi è normale il pugilato eh, sul ring è, è uguale in tutto il mondo insomma però quello che è la vera differenza è al di fuori delle, delle, del ring al di fuori del, del contesto del, del classico del fight ecco quindi diciamo adesso tu eh, anche se contrattualmente ora sei legato alla Mayweather Promotion ma da quando sei in America puoi dire di fare il pugile professionista quindi ti sei dedicato a tempo pieno alla tua attività di, di, sì, di adesso, pugile al tuo esatto, mestiere adesso, di pugile eh, posso dirlo esatto il pugilato è il mio, il mio, il mio lavoro eh, l'altra settimana abbiamo parlato con Luca Podda, che eh, anche lui si è trasferito negli Stati Uniti, anche lui è vicino a te perché è a Hollywood eh, in Florida, e parlava delle differenze anche tecniche tra il pugilato italiano europeo e quello diciamo eh, americano. E volevo una conferma anche da parte tua del fatto che ecco, eh, si combatte più a corta distanza e quindi eh, si prediligono più gli spostamenti laterali o le schivate millimetriche piuttosto che eh, fare avanti e indietro quindi eh, diciamo uscire dalla linea di combattimento anche con un passo dietro e per poi magari rientrare con il classico passetto avanti e colpo quindi eh, anche tu confermi questa, questa cosa sì. il, eh, è più un pugilato d'impatto schivata e rientro e quindi bordate eh, bordate al corpo e eh, per per demolire la Ci sono tanti stili eh, stile cubano, stile americano, messicano, insomma, qua è un mix di tutto, però esatto, eh, soprattutto a livello professionistico si predilige di più eh, il corpo a corpo, il lavoro sulla corta distanza, esatto. Quindi si sì, posso confermare anche quello detto da, da Luca. Esatto. Da Luca. Ecco, volevo sapere tu tu eh, con chi ti prepari, chi è il tuo maestro, qual è lo stile con cui ti stai diciamo perfezionando per questa esperienza? Ma adesso è, appunto il mio, tutto il mio team è cambiato visto che come abbiamo detto prima eh, adesso faccio il training camp a Vegas quindi eh, lavoro con la scuderia di, di Mayweather e il mio allenatore è Kofi Joantois eh, dal Ghana, è stato... Campione mondiale anche di, di pugilato, e quindi lui si occupa della base pugilistica. E poi ho un altro allenatore per la condizione fisica, mi aiutano nel, come fisioterapista, massaggiatori, eccetera. E volevo dire appunto che il mio allenatore è stato anche poi sparring partner di Floyd quando si stava preparando per il match contro Oscar della Oia e aveva ha vinto contro, eh, non mi ricordo se era contro Soto. E, insomma, comunque ha combattuto anche nell'undercard di Mayweather. Kofi eh, Juventus si chiama. Ecco, eh, c'è già una data per eh, un tuo, il tuo prossimo match oppure ancora sei in fase di preparazione e non hai un obiettivo già fissato. No, io sono sempre in preparazione, come ho detto prima, questo è il mio lavoro per cui eh, io mi alleno ogni singolo giorno e il mio match, il mio prossimo match sarà in autunno e infatti stiamo lavorando su questo e a breve ci saranno delle news a riguardo che poi ovviamente pubblicherò tutto sul mio profilo Instagram Matteo 33. Infatti, adesso stiamo parlando con Floyd e tutto il team riguardo del mio primo evento sotto la sua promotion. Il nome Floyd Mayweather dice tutto. Ecco, eh, Proprio di questo aspetto, per quello che tu ci puoi dire, e per quello che tu ci puoi raccontare a tutti i telespettatori di Fighter's Life, come è nata questa collaborazione? Eh, o questa contrattualizzazione con la Mayweather Promotion, ecco, eh, in grandi linee eh, sono proprio curioso di sapere eh, come Floyd Mayweather, perché in questo caso sarà stato sicuramente eh, la sua società che è arrivata a te. Sì, diciamo che l'anno scorso ho fatto mh, il training camp con Gervonta Davis, mh, ho fatto da sparring partner a Gervonta Davis per il suo match con Leo Santa Cruz, e ho fatto penso una trentina di round con Gervonta eh, durante il training camp ovviamente e da lì ho fatto altri sparring con altri diversi campioni del mondo olimpionici e da lì ho iniziato a catturare l'attenzione di, di Floyd nel quale un giorno lui stesso mi propose di, di fare sparring Dopo il mio allenamento, io avevo finito il mio allenamento di quasi due ore. Ero in spogliatoio e mi sono venuti a chiamare che Floyd voleva fare sparring con me. E, e da lì eh, ho fatto 5 round di sparring con Floyd Mayweather. E, e da lì, insomma. L'hai preso? Sei riuscito eh, a prenderlo. Ma, due due o tre volte si è fatto prendere. Dai, due o tre volte si è fatto prendere. E da lì niente mi ha, mi ha okay. soprannominato italian stallion lo stallone italiano e niente da lì, da lì hanno, hanno, mi hanno voluto nel team ecco per farla per raccontarla in breve innanzitutto allora questa è una grande soddisfazione per te perché insomma è come facendo un paragone se un Platini o uno Zico o un Craif eh, ti chiama per giocare a casa. Eh, è la stessa cosa, eh, rapportato al pugilato ovviamente. Eh, ed è anche un grande vanto per il pugilato italiano, cioè avere un nostro connazionale, un ragazzo che è, è nato e cresciuto eh, pugilicamente in Italia che riesce ad andare nel gota del pugilato mondiale eh, con uh, un team eh, de, de tra i più blasonati al mondo perché siamo ai livelli della Golden Boy Promotion della Top Rank Promotion eh, di Matchroom cioè siamo a questo livello qui e forse, forse uno dei maggiori esponenti del pugilato Uh, pound for pound uh, all time come Floyd Mayweather viene negli spogliatoi ti cerca per fare 5 di di sparring. Io mi sento assolutamente fiero di te come pugile e di te come italiano. Grazie, grazie davvero di cuore perché io veramente è tutta la vita che sto. Mi sto dedicando a questo, a questo grande sogno e sto lavorando duro ogni singolo giorno per, appunto per realizzarlo. E come hai detto te, fare sparring con Floyd è stato qualcosa di, di indescrivibile. Sono cresciuto guardando i suoi video quando ero un bambino, letteralmente un bambino, per cui, e sai, come tutti penso sognando, no? Chissà un giorno. Poterlo incontrare anche solo per una foto e adesso lavorarci assieme ancora devo realizzarlo, però perché so che è una cosa davvero grande, quindi sono, sono felice del di questo obiettivo che ho raggiunto. Andiamo un attimino a, a capire quello che può essere stato da un punto di vista emozionale. Quando sono venuti negli spogliatoi e ti hanno detto vieni per fare uno sparring con Floyd Mayweather. Cosa ti è passato per la mente? Cosa hai pensato e cosa hai provato? Io non ci credevo, infatti mi sono girato come per dire, dai, falla finita, no? Nel senso, perché mh, era una cosa quasi impensabile. Se, non, non ci credevo, infatti ero andato avanti ad allacciarmi la scarpa e poi me l'hanno ripetuto talmente convinti che ho voluto crederci, onestamente. Quindi ho detto "Vabbè, mi ricambio", perché appunto mi stavo cambiando per andarmene a casa, che avevo finito il mio allenamento e ho voluto crederci, mi sono cambiato e sono ritornato dentro e ho visto appunto un sacco di persone intorno a Floyd che lo stavano preparando, mettersi i guanti e tutto quanto. Allora da lì mi sono iniziato a mettere le fasce subito al volo, a prepararmi e e Abbiamo fatto appunto questi, questi cinque round eh, di sparring. Infatti, la cosa che mi sorprende di più, è che c'erano tanti altri pugili. Là, e Floyd ha voluto proprio me eh, per, per fare questo sparring. Insomma, e quando sei entrato sul ring e te lo sei trovato di fronte? Ma onestamente, io ogni volta che entro sul ring è... ho messo senza emozioni, nel senso che sono focalizzato in quello che devo fare quindi non. È... Sotto quel punto di vista, no, non mi ha, non mi ha né impressionato né niente. Poi, ovviamente, Freud continuava a parlare, insomma, mi, mi, mi stuzzicava. Stiamo parlando veramente di, di, di un livello fuori dal comune. Quindi, sotto cosa, di, cosa ti diceva? Beh, beh, mi prendeva in giro, sai, lui gli piace un po'. Cosa sfottere, diceva sul parola, un po sfottere, no? diceva no. E infatti diceva, ah, cosa pensi di fare, ho battuto i migliori, ho battuto Canelo e mi mettevi colpi, ho battuto Cotto e mi metteva un altro colpo, insomma. Mentalmente è di un altro livello, veramente, è di una grandezza immensa. Proprio a livello energetico sto parlando. Beh, è, è un fenomeno ovviamente. nel ring e fuori dal ring. Ora, eh, accantoniamo questa, questa, questa splendida eh, questa, questo splendido racconto questa splendida esperienza ora ti vorrei chiedere tra tutti i campioni con cui hai fatto sparring ce n'è qualcuno che ti ha impressionato eh, veramente che veramente hai potuto dire eh, questo è un fenomeno questo è un campione cioè c'è stato qualcuno che è rimasto è rimasto ti ha, ti ha veramente Fatto capire che, che ha qualcosa in più degli altri, guarda. Vale, io in questi anni ho girato veramente con tanti, tanti, tanti campioni, olimpionci, campioni del mondo. E ne ho fatti veramente tanti. Che in questo preciso momento non, non riesco a ricordarmeli tutti, eh, però sì, mi hanno impressionato diversi pugili. Eh, sia attuali campioni del mondo due tre nomi da due tre nomi sparameli due tre nomi senza fare torto a nessuno ovviamente ma eh, vabbè eh, quello che mi ha però già un campione attuale campione Gervonta Davis eh, ovviamente eh, per, il, per il peso che fa veramente mi ha impressionato perché ho visto negli sparri mettere mettere capo gente di 5 categorie più pesanti di lui e lui ha sicuramente. Eh, poi con chi è che ho fatto? Ho fatto con un campione olimpico. Ah, ho fatto anche con Luke Campbell, eh, che ha appunto combattuto l'ultimo match con Ryan Garcia, forte anche lui. Non saprei dirti che chi mi ha veramente impressionato. Anche perché mentalmente so già che sono campioni del mondo, per cui. Eh, magari mi, ha, mi hanno stupito al contrario, che dico cavolo, gli sto tenendo testa oppure eh, sono qua con lui, a... E allora te la faccio al contrario. Eh, allora te la faccio al contrario, quello è, diciamo lo sparring con cui sei andato meglio tu tra questi grandi campioni con quelli con cui ti sei misurato beh, sicuramente sul ring. Posso diciamo così, dopo Tante sessioni di sparring con Gervonta Davis eh, sono andato. Sono quello che nel training camp è andato meglio di tutti perché sono stato l'unico che non è riuscito a mettere capo. E qua negli sparring che facciamo in America sono dei match, non cambiano, cioè non, non c'è differenza tra un match e uno sparring. L'unica differenza è che non c'è un verdetto alla fine. Però qua la gente fa sparring per mettere capo alla gente. Per cui io sono l'unico che non è andato KO con Gervonta Davis e quindi sì, faccio questo nome. Ti dico questa cosa perché eh, quello che tu mi stai dicendo mi è stato confermato anche da Poli Malignaggi, eh, grande campione, eh, campione del mondo nei pesi superleggeri, campione del mondo dei pesi Belter, eh, un fenomeno nel ring, fuori dal ring, al commento. Eh, e lui stesso. Lui stesso mi diceva che negli Stati Uniti ogni seduta di quanti è un match per il campionato del mondo. Ecco, questo per far capire la differenza che ci può essere tra, la, tra proprio le realtà del pugilato eh, negli States e quello che ci può essere, eh, diciamo in Europa, per non voglio dire in Italia, ecco, eh, soprattutto in Italia. Eh, lo sparring fatto in America sono, sono match veri, quindi quando eh, si arriva sul ring si arriva con una condizione psicofisica al 100% proprio perché si è consapevoli di aver fatto un, un lavoro eh, eccezionale sia da un punto di vista fisico. Da un punto di vista mentale, dal punto di vista della tenuta, dal punto di vista della grinta, della cattiveria, della de, de, de voglia di, eh, di supremazia nei confronti dell'avversario. Quindi non c'è eh, il discorso andiamo piano, cominciamo, cominciamo blandi, portiamo avanti le, le, varie, eh, le varie riprese no. per, fare, per fare le 8, le 10, le 6. Cioè, lì ti mettono col culo per terra e stai zitto. Quindi cioè, non ci sono assolutamente nessun tipo di, 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 di discorsi da fare, cioè se sali sul ring sai che devi dare il fritto, se vuoi portare le chiappe Guarda, infatti a casa. posso dire questa cosa che eh, nel training camp con Gervonta c'erano addirittura gli arbitri eh, sul ring, quindi eh, era un vero e proprio match con l'arbitro dentro arbitri mondiali stiamo parlando che appunto arbitrano match mondiali venuti apposta nel training camp a, a dirigere lo sparring, insomma matteo se tu dovessi fare cinque ringraziamenti per quella per quella che è adesso la tua la tua carriera per come sta evolvendo la tua carriera chi ti senti di ringraziare se sono 6 va bene lo stesso se sono 4 va bene lo stesso quindi ti lascio ti lascio il microfono libero per poter eh, veramente dire grazie a chi vuoi tu. Grazie in primis ai miei genitori che comunque eh, mi sono sempre stati vicini, O eh, anche se all'inizio non erano d'accordo con questa mia scelta, mi sono sempre appunto stati vicini. Ringrazio Augusto Lauri per aver iniziato avermi introdotto nel mondo del pugilato e aver iniziato la carriera pugilistica con lui eh, una volta, e ringrazio il mio manager adesso che eh, mi sta aiutando in tutto e per tutto in questo mio sogno e ad, ringrazio Floyd Mayweather per l'opportunità che mi ha dato e ovviamente ringrazio poi vabbè, tutti i miei fan italiani tutte le persone che mi seguono e, e spero di renderli, di, rendere, di renderli orgogliosi insomma allora, noi già siamo orgogliosi di te, ma eh, è ovvio che sappiamo benissimo che sei solamente all'inizio di un percorso, però eh, come, si dice, come si dice, il proverbio chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi diciamo che eh, quantomeno sei sei sulla buona strada e hai una buona macchina sotto il culo, passatemi il termine e quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vederti impegnato nella, nella tua, eh, nel tuo percorso pugilistico con la Mayweather Promotion perché è sinonimo di qualità, è sinonimo di, eh, di, di, di grandi traguardi, di grandi obiettivi. Quindi se, se Floyd Mayweather ha deciso di puntare su di te vuol dire che ha visto, ha visto un qualcosa. E se questo qualcosa lo ha visto Floyd Mayweather, noi ci crediamo assolutamente. Questo è poco ma sicuro. Quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Sappi che noi di Fighters Life saremo al tuo fianco. Eh, siamo pronti a sostenerti in tutto e per tutto. Siamo pronti, eh, diciamo, quando vuoi, a, a, a darti spazio per, per poter raccontare e soprattutto. Per poter far vedere a tutto il pubblico italiano quello, quello che succede al, a Matteo Papa, quindi anche nel quotidiano, siamo a tua completa disposizione al 100%. Grazie mille, Matteo. Vale. Vi ringrazio davvero per questa eh, opportunità che mi avete dato. E, appunto, seguitemi sul mio profilo Instagram, Matteo Papa33, che presto ci saranno delle news e appunto spero di. Di, di regalarvi emozioni e noi queste emozioni le aspettiamo caro Matteo grazie per essere stato con noi grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per la tua disponibilità perché mentre stiamo registrando questa intervista sono eh, credo neanche le nove del mattino e tu eh, se in questo in questo periodo stai facendo due allenamenti al giorno quindi hai l'allenamento il training la mattina ne hai un altro eh, al pomeriggio quindi ti sei reso disponibile da subito a, a rilasciarci questa intervista quindi questo fa capire anche eh, la tua disponibilità la tua umiltà il tuo essere campione nel ring e fuori dal ring questo grazie è un grande piacere per me quindi grazie a voi ringraziamo Matteo Papa e ovviamente mettiamo protagonista sul ring amici di Fighters Life si conclude questa bella puntata abbiamo raccontato degli aneddoti interessantissimi, curiosissimi. Vi invitiamo a rimanere sempre con noi, vi invitiamo a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Ciao, Ciao Matteo grazie Papa, a grazie, un grazie un a saluto, tutti. Forza Italia. of uh, old time great fighters. I heard people say that Joe Lewis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching their footwork and their speed. And my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing. With feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.